Belli reghe, benvenuti a un'altra parte della guida Pokémon Platino. Dunque, come vi avevo detto nelle scorse parti, ho allenato i Pokémon fino al livello 40, ebbene sì. Andiamo a vedere, c'è Infernape che appunto si è evoluto al livello 36, che conosce le mosse. Dov'è? Finto attacco, taglio, rotofuoco e zuffa, ha imparato zuffa. Poi abbiamo Lacerae che conosce azione, morso, tuono e scintilla. Gyarados che conosce Surf, Gelodenti, Morso, Ira di Drago. Leafeon che conosce Spaccaroccia, Fossa, Foglia Magica e Morso. Togetic che conosce Sbadiglio, Volo, Forza Antica e Rassalto. Gabite che conosce Ira di Drago, Lacerazione, Dragartiglia e Fossa. E basta. Dunque, in questa parte dovevamo dirigerci a Pratopoli. E quindi facciamolo. Andiamo a ovest, tenendo davanti Infernape, che è l'ultimo che si è evoluto. Ah sì, qua avevamo già trovato questo amo. E finalmente eccoci sul percorso 118. Troviamo una precisione X dove bisognerà usare Surf. Bam! Ed eccoci per la prima volta in acqua dall'inizio della nostra avventura. E mettiamo subito un repellente. Oh, bella bro, come stai? Direi che Infernape non è esattamente il più indicato, quindi mettiamo subito Leafeon e direi che lo mettiamo davanti anche dopo. Ci ho messo veramente un fottio di tempo, signore, ad allenare i Pokémon, non ce la facevo più. Però che non gli togli troppo, non, ancora non mi confonde, incredibile. E finalmente Mantaic o Mantic va KO. Machoke, mettiamo Togetic. Machoke, scusatemi, è vero che voi siete perfettini con le pronunce. Facciamo aerosalto. Ciao bro, non muore. Usa movimento sismico e poi muore, ok. Bene. Come dicevo, mettiamo davanti il nostro amico Leafeon. E andiamo a battere anche codesta persona. E prrrr, tum 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 tum, Kriketun. Ok, allora facciamo fossa. Dovrebbe morire. Non muore, ok, non è molto efficace. Molto bene, allora facciamo foglia magica, che è ancora meno efficace. Siamo spaccaroccia allora, che è ancora meno efficace. Vabbè, questa lotta poteva andare decisamente meglio. Magnemite, cambiamo Pokémon e mettiamo Infernape. E facciamo ruota fuoco, che lo manda KO. Molto bene. E abbiamo battuto anche il chitarrista. Lì c'è della gente da battere. Come si fa? Intanto prendiamo queste bacche. Queste pecche. Ok, quello lo raggiungo da là. E quell'altro, boh. Allora, andiamo a battere il primo. Dagliene con Surf. Ok, perché poi l'hanno messo così inculato questo pescatori? Ok, e uno è andato. Oh beh, se ha tutti i Remoraid facciamo presto. Direi che ha tutti i Remoraid, ok. Della serie, sì, se vuoi pescare un Remoraid non venire qua, assolutamente, no, no. Ok. Dagliene. Molto bene, e fammi indovinare, un Gyarados, da Fook. Ancora foglia magica, anche se non credo che lo uccideremo. Infatti, aia. Aia, tu mi hai fatto molto male. Ok, dovrebbe morire. Porca. Ok. E siamo riusciti a ucciderlo e direi che va a livello 41, Leafeon, mamma mia, devasto. A questo punto mettiamo davanti Luxray, che è un altro utile contro il tipo acqua. Finito l'effetto del repellente, noi ne usiamo subito un altro. Per andare a battere quello lì. Non si fa così però, bisogna tornare indietro addirittura. Merda. Che cazzo di strumento è quello là? Voglio come minimo una caramella rara che mi faccia salire di 20 livelli. Allora, io metto un repellente max perché mi sono rotto il cazzo. Come la mettiamo adesso, brutti stronzi, eh?
Gyarados, ok. Con Scintilla dovrebbe andare KO. Molto bene, brutto colpo, ma secondo me ci andava comunque. Un altro Gyarados, tranquillo. Lui ha due Gyarados in squadra. Esatto. Ok. Parapam parapa. Un'iperpozione, ma io sono stupido. Bastava andare dal tipo. Ma porca puttana, non me ne ero accorto. Scusate, sono scemo. Vabbè, ma forse quello lo sapevate già. Tu, Milf, quanto tempo? Lo sguardo perplesso, non ti ricordi chi sono? No. Sono l'assistente del prof. Roma e il padre di Lucinda. Il professore mi ha chiesto di aggiornare il tuo Pokédex. Pokédex? Ok. Non ho capito che cazzo ha fatto, ma va bene. Ho detto Pratopoli, volevo dire Canalipoli lì. O come cazzo si chiama. Ciao. Ciao. Ehi. MT48, che contiene? Baratto, ma vaffanculo. Subito a venderla. Dunque. Sì, lo sappiamo. Oh, un market. Andiamo subito a vendere le cose che non ci servono. Come... boh. Come l'MT che abbiamo appena preso, baratto. O come Levito Roccia. Ok, ciao. Poi con le provviste dovrei essere abbastanza a posto da quello che mi ricordo. Tu, l'elimina mosse. Avrei questo taglio di Infernape che mi sta molto sul cazzo, però ancora non ce n'è bisogno. Torneremo. Ed ecco finalmente il centro Pokémon per curare i nostri amati Pokémon. Arrivederci. Ok. Dunque, signori, a differenza delle altre volte, io ho un limite. Ah, questa è chiusa. Ho un limite di tempo. Tra un po' io devo andare via, quindi c'è anche caso che la parte venga interrotta bruscamente. Qualcuno deve... oh beh, ci toccherà battere Berry. Staraptor, noi abbiamo il Pokémon Adaptor. Oddio, Milf, mi fai scasciare di risate. Ok, no, non è morto. Usa doppio team, ma noi lo uccidiamo comunque. Ciao, bro, livello 41 per Luxray, molto bene. Rapidash, cambiamo Pokémon e mettiamo Gyarados, che finalmente ha imparato una mossa di tipo acqua. Ossia, Surf. Che ci consente di ammazzare quasi il caro... no, non puoi fallire. Ok, si uccide da solo, molto bene. Heracross, cambiamo e mettiamo Infernape. Con cui faremo, non riesco a parlare. Aia. Ruota fuoco, ancora. Ed Empoleon. Ah, forse però era meglio mettere... vabbè. Proviamo a ucciderlo comunque. Però ha una gran difesa sto Pokémon. Però se continuiamo così lo uccidiamo. Dai. Bolla raggio. Ora sì che mi fa più male con bolla raggio che con aero assalto. Molto bene. Ok. E contro Roserade rimettiamo il nostro Infernape. Roserade, rose rosse per te. Ok, livello 41 per il nostro Infernape, esatto. Sì, come al solito sei leggermente migliore di me, certo. Sì, lo so che dovrei andare all'Isola Ferrosa. Ci andrò, non ti preoccupare. Torniamo a curare i Pokémon che si sono fracassati in questa lotta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tan tan ta ta tan. Ok, arrivederci. Bella. Mettiamo il biciclino ora. Andiamo a terminare di esplorare l'altra parte di isola. Abbiamo una, due,
Due case. Poi quel marinaio ci servirà per andare appunto all'isola Ferrosa. Un vero uomo tra gli uomini, wow. Cioè, noi ci dobbiamo andare a quell'isola perché mi sembra che il capo palestra sia là. Cioè, non possiamo battere la palestra adesso da quello che mi ricordo. Oddio. Drago, dov'è Drago? Wow, che figata. Utile quella casa. Ok, dunque. Fisico d'acciaio, quindi ci servirà il nostro caro Infernape. Sì, Infernape sarà decisamente appropriato. Ah, questa è la biblioteca. E mi serve a qualcosa? Per la serie sulla cresta dell'onda, eh? No, stai scherzando, non me ne frega un cazzo, dai. Su, 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 non me ne frega un cazzo. Vattene, tu. No, ma l'utilità di questa cosa, cioè, vorrei veramente scoprirla. Abbiamo perso del tempo prezioso. Ok, dunque, a questo punto, come dicevo, mi sa che non si può entrare. Anzi, sì, si può entrare, ma... No, ho detto una cazzata. Boh, vabbè, comunque preferisco andare prima all'isola e poi dopo battere la palestra. Ok, tanto ci vuole un attimo. Se si muove. Mamma mia, che animazione. Mamma mia. Ed eccoci all'isola Ferrosa. C'è qualcosa di importante comunque qua, eh. Ne sono sicuro quasi al 100%. Eccolo. Marisio. Ci dà l'MN04 che contiene forza. Ecco qual era la cosa importante. Ok. Però credo che ora non ci possiamo arrivare perché ci servirà forza, da quello che mi ricordo. O forse no? Non lo so. Comunque la cosa certa è che mettiamo subito un bel repellente. Ok, e mettiamo davanti Gyarados. Ciao bro. Aipom. Ok, perché ho messo Gyarados? Ma è chiaro, perché ha gelodenti, che non è super efficace. Quindi il Milf, che cazzo dici? Ok, molto bene. Floatzel. No, dovevo cambiare. Vabbè, usiamo era di drago. Ciao bro. Ci si becca. Ok, l'abbiamo battuto. Andiamo a prendere questi due strumenti. Uno è copertura. E l'altro è... Oh! Momenti di grande tensione. Coccio giallo, molto bene. Ma andiamo dall'altra parte a questo punto. Non c'erano degli allenatori qua una volta? Oh beh, qua troviamo un repellente max, molto bene. Mettiamone subito un altro. Prendiamo questo strumento che è un revitalizzante. E poi qua praticamente si va giù e si continua. Però signori, io non ne ho tanta voce. Oh, ciao! No, bro. Vabbè, dai, facciamo sta cosa. La palestra la affrontiamo la prossima volta. Nose boss. Comunque tra... arriviamo a 20 minuti, poi credo... Credo che terminerò la parte, perché appunto, ripeto, non ho tempo, devo andare. Ok, continuiamo a batterli. Molto bene. Livello 41 per Gyarados. Idropompa, decisamente sì.
No, però... No, non posso, mi dispiace. Perché sennò gli vado a togliere delle mosse più utili. Prrra. Graveler. Beh, direi che Gyarados lo lasciamo davanti per un bel po'. Ok. Rhyhorn. Ok, qui c'è un altro strumento. Una Scuroball. Utile, utile, utile. Soprattutto perché dovremo catturare presto o tardi Giratina. Una Calamita. Ok. Preferisco batterli singolarmente. Geodude, amico, come stai? Come ti va? Trallalleru, trallalla. Ok. Machoke, cambiamo Pokémon e mettiamo Togetic. Andiamo a fare volo. Volevo usare sveglio pacca, ma non mi ha... Oh, che brutta cosa. Crepa. Sfigato. Andiamo a battere anche il suo compare. Boia de, gli ho detto, de. Ma allora de. Boia, per davvero non è possibile. Oh, ci godo. Graveler. Madonna, Gyarados sta staccando gli altri. Però non so cosa farci. Finché i Pokémon... Scusate, suona il telefono. La gente ha il budello malvagio, perché a quanto pare non era nessuno. Mandiamo di nuovo Togetic. Facciamo aerossalto, dovrebbe bastare per uccidere. Non basta! Usa sottomissione, subisce il contraccolpo e poi muore finalmente. Ok, abbiamo battuto anche il lavoratore. Lì c'è il team... Il team sperma. Allora... Mettiamo davanti qualcun altro tipo Gabite. Che non l'ho ancora fatto allenare in questa parte. Andiamo a prendere questo strumento che contiene una pozione max, molto bene. Max chiaramente è il soprannome della pozione. Poi prendiamo anche questo PS su. Qui non ci sono strumenti nascosti. Come cazzo li raggiungo io quelli lì? Ah, ho capito. Cioè no, a dir la verità non ho capito. Oh. Ah, vedi che c'è il trucco. Oh, ma perché va sempre sui Pokémon? Voglio il repellente max io. Madonna, quanta gente c'è. Questa la facciamo in doppio. Via così. Ok, un Toxicroak e un Medicham. Lui è Lucario a livello, però. Facciamo fossa su Toxicroak. Ok, e uno è andato. Usa di nuovo calmamente. Io a questo punto faccio Dragartigli. Lui farà di nuovo Ferrarti. Ok, non ce n'è bisogno, molto bene. Di qua ho saltato qualcosa? No, quindi scendiamo. Ho detto scendiamo. Molto bene. Proviamo questa ultra. Questa Ultra Ball. Qui non c'è niente. Poi risaliamo qui. Cavati dal cazzo, per favore. Ti cavi dai coglioni. Ok, qua c'è l'astraferro, molto bene. Dai, non me ne frega un cazzo. Come cazzo ci arrivo io? Ah, ok. Molto bene.
Se lottassimo, sì, bla bla bla, ok, vieni anche tu. Vieni. E andiamo a lottare. Oddio, questi ne hanno 6. Che palle. Dragartigli su Quagsire. Molto bravo. Molto bravo, Lucario. Vedi che finalmente qualcuno di intelligente in squadra con me. Crepa. Ippopotas. Così, tranquillo. Io vado a fare... vado a fare fossa su Medicham. Ippopotas intanto ha scatenato una cazzo di... porca puttana. Ok, suona ancora il telefono, porco dio. Arrivo. Eccomi, teletù di merda. Allora, io cos'è, non posso più mettere su Pokémon? Dannazione, come cazzo faccio a batterne 6? Fanculo. Boh, mettiamo Togeti che è l'unico al 40. Facciamo volo. Non gli farà molto però. Crepa. Ok. Siete morti adesso? Oh figa, quanti ne hanno. Molto bene. Livello 41 per Togetic. Si sta dimostrando molto bravo. Ed ecco quelli del team Galassia. Plasma. Oddio, non mi ricordo. Galassia, ok. Sì, sì, sì. Non possiamo perdere. Ecco, facciamo questa lotta. Poi la parte termina qua. Oddio, anche questi ne hanno 6. Che palle. Devo andare via. Devo andare via. Dannazione. Oh, che bello, dai. Sfanculiamoli molto velocemente, così. Io mi occupo sempre di quello a destra. Bravo. Bravi, occupatevi di Lucario voi. Bravissimi. Ma allora sei... ok. Bravi, continuate a uccidere lui. Aundur, facciamo ancora Dragartigli. Chiaramente lui si colpisce da solo, sta a vedere che mi lascia pure da me. Ah, che cazzo? Perché funziona Vendetta? Non ti ha cagato nessuno? Ok. Stanchi, andiamo a fare lacerazione. Ma porca puttana, oh, sei proprio inutile però, Bomber. Oh. E finalmente abbiamo battuto anche queste reclute. Via, devo andare. Ok, tagliamo la corda, sì. Grazie, non hai spazio per un altro Pokémon. Ci aspetterà qui, molto bene. Vabbè, signori, io a questo punto faccio... fossa con... Leafeon. E... dai, torniamo un secondo, facciamo volo. Qui a Canalipoli. Molto velocemente, e la prossima volta batteremo anche la palestra. Quindi niente, vi ricordo di lasciare uno bello mi piace, uno bello commento qua sotto, di iscrivervi al canale, e noi ci si becca al prossimo video. Belli rega!